Il 9 maggio a Palazzo Lascaris sono stati premiati 6 video realizzati dagli studenti che hanno partecipato alla prima edizione del concorso Un video per la Costituzione. Il concorso è stato promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione e dall'Ufficio Scolastico Regionale. L'iniziativa diretta agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del Piemonte è stata ideata per diffondere la conoscenza dei valori della nostra Carta Costituzionale con strumenti multimediali ed un linguaggio adatto ai giovani. Alla realizzazione dei video della durata di un minuto, che illustrano uno dei primi 54 articoli della Costituzione italiana, hanno partecipato 11 scuole medie inferiori con 17 video e 22 scuole medie superiori con 30 video. Il Consiglio regionale ha premiato i 3 video ritenuti più meritevoli per ogni grado di scuola. Le scuole vincitrici hanno ricevuto un premio in denaro, vincolato all'acquisto di materiale didattico, rispettivamente di 1.500, 1.000 e 500 euro. Ricevuta a Roma dal Presidente della Camera dei Deputati una rappresentanza dei vincitori. C'è un progetto della Regione che è stato accolto da tutti della Commissione con grande interesse. Un grande interesse perché abbiamo visto dei bei film, a volte realizzati tecnicamente non alla perfezione, ma con dei contenuti. Con un video di un minuto si dà la possibilità e si impone ai giovani di parlare sinteticamente di un argomento estremamente importante. Abbiamo visto i premiati, penso che se riuscite a proiettarli ad un pubblico più vasto, può far pensare non solo i giovani ma anche gli adulti.